Ciao ragazzi, ben ritrovati. Oggi sarò in montagna un paio di giorni e volevo farvi vedere la Val d'Arengo e questi volevo andare sulla Capanna Cuomo e poi andare al bivacco Petazzi, da lì fare l'Alta Via. E quindi volevo farvi vedere come arrivarci e come fare questo giro qua, in poche parole. Arrivati al paese di Livo si paga un ticket in piazza del municipio per fare questa strada qua, sterrata, che porta a Crotto d'Angri. Da qua a Crotto d'Angri si parte e si va su per la Val d'Arengo e si farà un primo pezzo abbastanza in salita. Questo è il Crotto d'Angri. Poi qua avanti c'è il ponticello con sotto il fiume, dove c'è anche una pozza che si allarga e si può fare anche il bagno. Quindi ci sarà il primo pezzo, che è una via crucis, si incontrerà una chiesa che dopo vi farò vedere, e dopo da lì parte la via crucis, che è abbastanza in piedi fino al borgo di Baggio. Adesso comincio a salire e poi vi faccio vedere le varie tappe. Passato il ponticello, qua si incomincia a salire, ci sono le indicazioni. Adesso comincia una bella salitina. Questa è la chiesetta che si incontra salendo. Si prendono 80 metri di dislivello positivo in 300 metri e poi da qua comincia la Via Crucis. Qua io di solito riempio l'acqua, vengo senza acqua perché tanto questa valle è piena di acqua che scende da tutte le parti, di corsi d'acqua, e qua di solito riempio la borraccia. E poi si comincia per la Via Crucis, che tira, tira, tira. Ah, questa è l'ultima. Dovrebbe essere l'ultima. Ah, questa è la stazione della Via Crucis, prima del villaggio di Baggio, o Borgo, che dir si voglia. Adesso dovrebbe spuntare dietro questa curva. Eccoci qua. Qua la gente viene a fresco d'estate, non è abitato d'inverno.
c'è gente che lavora, sistema la casa. Poi dopo qua, di qua cominciano le terre selvagge. Allora, ci lasciamo Baggio alle spalle e andiamo avanti per Capannacoma, verso questo sentiero. Allora, adesso la chiamata è salita e finita. Allora, qua c'è questo cancello che va tenuto chiuso, mi raccomando, è scritto in tutte le lingue del mondo. Perché avanti ci sono delle bestie feroci che sbranano gli escursionisti. Le fiere che assaltano i treccatori. Ciao patatoni, com'è? Sta a posto? Eh? Ciao la casa. Ciao. No. Cosa? Ciao ragazzi. Noi dobbiamo andare dritto verso questo sentiero qua. Di qua è un ponticello che però non porta al bivacco Ledoux. Si va di là. Qua infatti mette la freccia per andare indietro. Questo qua non so dove porta. Lassù c'è una casa, non so se si vede. Da qualche parte porterà sicuramente a qualche casa, a qualche raggruppamento di case. Andiamo di qua. Quindi adesso proseguirò per il sentiero alle mie spalle, andiamo ancora verso Capannacoma. Sul percorso incontriamo anche questa casettina qua. Comunque il sentiero è tutto ben segnalato fino a qua. C'è solo questo, è difficile perdersi. Cioè, così va a seguire il sentiero e non si sbaglia. Comunque, visto che la segnaletica è stata rifatta di recente, infatti eccola lì. È bella fresca, bella fresca. Questa è segnaletica vecchia e questa è quella nuova. Cioè, è risistemata di recente.
Ok, questo è il ponticello, da qua si va su per il bivacco Petazzi o Ledoux, che vuol dir si voglia, e avanti di qua c'è anche il rifugio Pianezza, vediamo se si vede da questo punto. Ecco, là c'è i muretti. Sono i muretti. Il rifugio è lì dietro le mie spalle. Il rifugio Pianezza. È un rifugio aperto. Dove ho passato una nottata con la mia famiglia. Come si dice? È abbandonato. Cioè, abbandonato, non è che è abbandonato. Ci sono entrate delle persone che l'hanno un po', messo in disordine. Insomma, non hanno rispettato. Ecco, ci sarebbe comunque, c'è dentro la stufa, c'è da fare un po' di legna, se si vuole venire qua. L'unica cosa è da arieggiare un po'. La gente ha lasciato anche le ciabatte dove ci sono le brandine. Non sono stati molto educati. Comunque non è male, è aperto. Come posto ci si può passare tranquillamente la notte. Adesso io vado avanti per Capanna Como, quindi mi lascio il ponticello qua sulla destra e continuo ad andare avanti per Capanna Como. Qua ci sono le indicazioni. Rifugio Capanna Como 1 ora e 30. Rifugio d'Arengo, che poi è lì vicino, 1 ora e 30. Passo dell'Orso, non lo so. Vivo Gravedona, Bivacco Ledoux, ci dice 2 ore e 30 da qua. Ed è dura, perché da qua sale molto. Passo con lo zaino. Poco prima di fare questo passaggio sotto l'albero, sono due attraversamenti di torrenti, roba semplicissima da fare sui sassi, niente di estremo, anzi molto carino. Qua si vede che abbiamo cambiato, che siamo alzati, cominciano ad esserci le conifere. Sotto l'albero sono 6 km e 20 dal Crotto d'Angri, quindi sentiero è tranquillo, fattibilissimo.
È un po' faticoso, però secondo me ne vale la pena. Queste sono zone poco conosciute, però sono belle, appunto magari perché è un po' faticoso. Qualche passaggino. Dai. Voilà. Che scenario. C'è un piccolo formicaio qua. Wow. Alto 1,20 sta roba. Ah, c'è un altro là avanti. Cerco di... Qualcuno ha fatto il giro da qua per non calpestarle. Grandi. Pieno di formiche. Qui ce n'è un altro. Andiamocene prima di riempirci di formiche. Ci sono anche gli indiani. Non me lo ricordavo che ci abitassero i Sioux in Valdarengo. Ora provo ad andare a vedere. Speriamo non mi facciano lo scalpo. Ci ho messo un anno a farmi crescere i capelli. Allora, le cose sono due. O è venuto Bertram qua a passare il fine settimana. Dici che sono organizzati, grandissimi. Volevo parlare con gli abitanti di questa tenda, ma a quanto pare non c'è nessuno e niente. C'è qualcuno che è più ossessionato di me. Grandissimi. Comunque sì, pensavo che fosse quasi quasi una catasta di legna, ma invece dall'entrata si vede che dentro è vuota. E... Beh, auguri allora. Divertitevi, abitanti della tenda. Sono 3 orette che sto camminando, sono fermato a fare una pausa. Adesso sono qua nella Alpe d'Arengo. Penso che sia un alpeggio.
Molto buona. Di qua la sosta e poi si incomincia. Mamma mia, ragazzi. C'è una pace, una tranquillità. Non viene che voglio alzare la voce. Finita la pausetta, adesso si riparte. Mezzogiorno meno 20. Vediamo. Speriamo di essere su per mezzogiorno e mezza, così pranzo su a Capanna Como. E poi vediamo il da farsi. A dopo. Dopo la capanna e il tipi degli indiani. L'Alpe d'Arengo si comincia a salire per Capanna Como, là dove mi sono fermato prima. Adesso bisogna salire. Non dovrebbe mancare tantissimo. Vediamo. Tutto bello segnato. E si sa, e via. E si sale, eh. Bel sentierino, eh. Si sale bene. Cioè, nel senso, volevo, intendevo il contrario. Cioè, sale, è abbastanza faticoso, poi con lo zainone è bello pieno. Cominciate, sì. Un po' impegnativo il sentiero, eh. Infatti noi eravamo in quella vallettina lì giù prima. Questa qua. Siamo saliti un po'. Scenario, ragazzi, che spettacolo. Quasi l'una, non almeno 10, adesso un po' più di un'oretta a salire da dove mi sono fermato a mangiare, a smangiucchiare qualcosa. Quindi, Alta Via dell'Ario, Bivacco delle Due, 3 ore e 30, per andare di là. Ok, eccoci qua a Capanna Como. 4 ore e 25, 8 km e mezzo e 1170 metri di ascesa. Con lo zaino con il piombo fuso. Non c'è nessuno oggi.
Questa è la tenda che si vedeva da giù, la tenda, vabbè, va. Questa è la bandiera che si vedeva da giù prima. Adesso mi fermo qua, mangio qualcosa, faccio pranzo e ho un'oretta di pausa magari e poi riparto. Allora, sono dovuto fermare qua perché di là c'è troppo vento e secondo me non sarei riuscito a cucinare. E si sarebbe spento il fornello, roba del genere. Ah, mi sono portato questo e l'ho usato come contenitore per le scorte alimentari. Sì, vediamo se ho fatto la scemenza dell'anno. Questo è il mio pranzo. Metto a scaldare l'acqua, poi glielo verso dentro e pranzo istantaneo. Volete un po' di caffè? Sento le caprette, zio. Ma dov'è che sono? Mica le vedo io. Perché qua il suono rimbalza da tutte le parti e non si capisce mai bene dove sono. A metà lì dove c'è il verde, no? Sono lì a metà più o meno. Vedi che c'è qualche puntone nero. Ah. C'è qualche caprone lì. È un casino perché non trovi. Avevo provato anche ad andare d'inverno al bivacco Petazzi, ma dopo rimane tutto. Non, con la neve non trovi più il sentiero, è un casino, infatti, affondi no, dentro. dopo si va anche a rischiare. Sì, perché se pigli la tangente lì vai e passi di Sì, sotto, non zio. si torna più. A un certo punto sono tornato indietro, ho detto, ma che cazzo me lo fa fare? Va bene YouTube, va bene tutto, zio caro, però. Raga, mi riposo un po' prima di partire. Oh. Con le nuvole così, andate via un po' il sole, fa freschino, che quiete. Adesso le caprette. Sto attento a non addormentarmi, se no mi sveglio qua alle 7 e muoio di freddo.